Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi vediamo le scale principali al pianoforte. Cantare in libertà. Per imparare le scale del pianoforte c'è una premessa da fare, che è quella che la distanza tra una nota e l'altra può avere o la distanza di un semitono, o la distanza di un tono. Ad esempio, abbiamo già detto che tra il Do e il Do diesis la distanza è vicina, quindi è un semitono. Quindi da Do a Re, che è subito la nota accanto, la distanza sarà una distanza di un tono. Detto questo, una scala maggiore è così formata. La scala di Do è la più famosa di tutte, quindi facciamo un esempio nella scala di Do maggiore. Quindi la scala sarà Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. E questa scala è così formata. Quindi, partendo dal Do, che è la prima nota, avrà come distanze tra le note un tono fino al Re, un altro tono fino al Mi e poi un semitono. Poi ancora un tono, un tono, un tono e infine un altro semitono. Quindi ogni scala maggiore avrà questa figura precisa: tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Da qualsiasi nota voi partiate e volete costruire ad esempio una scala maggiore, basta avere tra le note queste distanze e sarà una scala maggiore. Ogni scala maggiore ha una propria gemella, se vogliamo, che è la sua relativa minore, si chiama così. Ad esempio, nella scala di Do sappiamo che non ci sono alterazioni, quindi la scala di Do non ha né diesis e né bemolle. Quindi avremo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e poi di nuovo Do. La sua scala minore, che non presenta alterazioni in chiave parlo della chiave leggendo la musica, se non ci sono alterazioni, siamo in una scala di La minore, che è il sesto grado della scala di Do. Il sesto grado della scala. È facile, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Questo è il sesto grado, quindi ogni scala al suo sesto grado avrà la relativa minore. Vi faccio vedere. Se noi partiamo dalla nota La, che è questa nota qui, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, avremo questa figura adesso. Tono fino a Si, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Questo poi magari vi lascio anche qui un cartello con la scritta delle distanze, sia per la scala maggiore che per la scala minore, e vediamo adesso come è la diteggiatura per queste due scale, come dobbiamo proprio suonare questa ottava per non imbrogliarci con le dita. Vediamo un attimo. Allora, vediamo la scala di Do come è la sua diteggiatura. Pollice, le dita si chiamano 1, 2, 3, 4 e 5 per la mano destra e quindi faremo 1, 2, 3. Con il pollice facciamo un tunnel al medio, facciamo questo tunnel e quindi andiamo a suonare il Fa con il primo dito. Sol, La, Si, Do col quinto dito. Al contrario faremo 5, 4, 3. 2, 1, questa volta pallonetto, Mi, Re, Do. Quindi al terzo dito si fa un passaggio con il pollice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e abbiamo completato. Se abbiamo bisogno di andare ancora avanti, quindi fare aprire più ottave, faremo un'alternanza di 3, 4. Che cosa vuol dire? Do, Re, Mi. Passiamo sotto, Fa, Sol, La, Si, facciamo ancora un tunnel, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. E così possiamo continuare, se facciamo 3, 4, 3, 4, possiamo continuare per tutto il pianoforte. Proviamo a scendere le due ottave, quindi avremo il quinto dito sul Do, Do, Si, Do.
la, sol, fa, mi col terzo dito, re, do, quarto dito sul si, ancora pallonetto e do. Ovviamente la diteggiatura che abbiamo visto per la scala maggiore vale uguale per la scala sua relativa minore, che abbiamo detto essere il La. Certo è che esistono tante scale, quindi per tutte le note ci sono altrettante scale, sia maggiori che minori, con tutte altre variazioni, ci sono veramente tanti tipi di scale, però ovviamente se uno poi vuole approcciare in maniera professionale al pianoforte, ovviamente deve studiare con un pianista. E questa che noi facciamo è solo ovviamente una lezione veramente di base per imparare almeno che cos'è un pianoforte e come ci si può muovere sopra. La prossima puntata la dedichiamo agli intervalli e vedremo che cosa sono e impareremo come utilizzarli. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.